Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone Veneziano, giro del mondo, tappa numero 39, dalla Havana a Los Angeles. Ragazzi, andiamo nella città degli angeli, speriamo veramente di vedere un paesaggio, una città fatta abbastanza bene, dai. Raga, partiamo e che dire, sono depresso, misto schifato, misto... mi vergogno quasi. Cioè, veramente, insomma, avete già capito, insomma, di cosa sto parlando. Un Milan veramente indegno. Cioè, non ci sono altre parole per descrivere il Milan. Cioè, solo indegno. E gli ultras ancora più indegni a scrivere... A essere, diciamo, buonisti. Cioè, non esiste. No? Se sei un vero tifoso non puoi non criticare una cosa del genere. Una squadra come il Milan non può fare queste figure. Ma vabbè, adesso basta parlare di calcio. E concentriamoci sul giro du mundo. Un saluto alla Havana. Ciao! Vai raga, siamo qua a sorvolare il Golfo del Messico e cominciamo il nostro momento super qua. Allora, come detto, in questa rotta sorvoliamo il Golfo del Messico. Siamo partiti dalla Havana, che è la capitale di Cuba, e come città importanti sorvoliamo New Orleans, Houston, San Antonio, Phoenix e Los Angeles. Quindi passiamo per parecchie città importanti degli Stati Uniti d'America. Siamo anche vicini a San Diego e San Francisco, però chiaramente sono parallele a Los Angeles, per quello che sorvoliamo. E niente, finalmente siamo negli States, ci sono un po' di rotte, cioè Los Angeles, quello che vediamo un attimo se mi ricordo, cioè Los Angeles, Washington, Washington, Nuova York, Nuova York, Monte, quindi facciamo e poi Canada, e poi torniamo in Europa, facciamo le ultime rotte e finiamo il giro mondo. Raga, da Piero, Alberto, Giancarlo, Gianfilippo, Giancarlo, Gianfilippo, Angela e veramente... Ragazzi, siamo negli States, siamo vicino a Houston e a San Antonio, mancano 1238 miglia, 1 ora e 6 minuti. Finalmente arriviamo negli Stati Uniti, cazzo, veramente, vediamo, insomma, speriamo ci siano veramente delle belle città, qualche grattacielo, perché adesso non mi ricordo più, poi ho fatto una rotta a due, mi ricordo che a New York la Statua della Libertà, l'Empire State Building, tutte queste cose qua ci sono, però, insomma, sono fatte un po' così, speriamo, insomma, in una grafica decente, almeno. Bene, il tempo è sereno come sempre, saranno circa non so che ora, ma chi cazzo se ne frega. Niente, ormai sto cazzo del Golfo del Messico è andato e siamo in prossimità di Houston. Insomma, ci parte con uno shuttle in bocca e ci becca, sarebbe bellissimo, un momento indimenticabile del giro del mondo. Vai raga, mancano 638 miglia, siamo tra il Messico e il Texas, che la città più vicina è, mi pare, Ciudad Juarez, una cosa del genere. Vediamo un attimo qua il paesaggio, che non è proprio indimenticabile, però va bene. E niente, solo un attimo parlare dei prossimi progetti del canale del Cumendone. Allora, ci sarà intanto, quando esce PES e FIFA, ci saranno le previsioni. Adesso vediamo, perché ci ho usato tanto FIFA tra gli europei, tutte le previsioni dell'altro anno, tra Champions, campionato. Quindi forse quest'anno magari uso un po' più PES per quello, e FIFA magari per le modalità Ultimate Team, quelle cose là. Così li uso tutti e due e ciao. Poi vabbè, ci sarà Assassin's Creed 3 a novembre, quindi quello me lo sparo sicuro. Poi Hitman vediamo, non sono ancora certo. Poi vabbè, Far Cry 3 sicuro. Un progetto col Piada sicuro, dobbiamo valutare su cosa, io non lo so ancora, ma spero Civilization, che c'è anche Ghost per quello, quindi Civilization di multiplayer sicuro, più un altro Civilization singolo, visto che ho visto veramente che è piaciuto. Stavolta pensavo di fare una vittoria... come si dice, per dominazione. E ragazzi, se metto velocità su Civilization, se metto una velocità di gioco veloce e se soprattutto metto il livello facile, per far vedere un po' le varie vittorie, cioè a me non interessa fare il pro gamers su YouTube, cioè a pare che io ho una idea tutta mia sui pro gamers, cioè il bello di giocare è proprio divertirsi, rilassarsi, cioè, se devo morire per un gioco, cioè, a questo punto lavoro tutto il giorno, cioè vaffanculo. Quindi cioè, non è che vado a giocare a livello leggenda per dimostrare a me stesso che sono un figo, sinceramente.
E quindi niente, insomma, sarà sempre un livello di gioco abbordabile, però vi voglio un attimo dimostrare come, insomma, anche con cagate, anche con errori, perché secondo me ci stanno, come vincere in maniera culturale, in maniera scientifica, in maniera per dominazione, queste cosette qua. Quindi un Civilization singolo, un Civilization multi ci sarà. Poi che altro? Cosa abbiamo detto? Allora, Far Cry, Assassin's, FIFA, PES. Civilizations, poi che cazzo esce? Qua vabbè, ci sarebbe sempre l'idea di Football Manager, però mi avete sempre sconsigliato di fare Football Manager, quindi io avrei un mio progetto per una carriera bella con Football Manager in multi, però riconosco che il gioco è palloso. Se non lo volete, no problem, raga, me lo giocherò io da solo, niente da fare. Poi altri giochi, sinceramente, non vengono in mente, adesso che devo comprare sicuro. Però, beh, dopo c'è sempre qualche sorpresa del Kumenda con qualche gioco da malati mentale. Però qui saranno i giochi da settembre in poi. Adesso qua il Giro del Mondo è quasi finito. E niente ragazzi, questi sono i progetti. Se avete qualche consiglio, sono sempre ben accetti. Raga, ci siamo. Siamo a Los Angeles. Vediamo se riusciamo a vedere qualcosa di caratteristico. Non lo so. Cioè, vediamo un po'. Allora. L'aeroporto deve essere quello per forza, secondo me. O è quello, vediamo. O questo qua davanti. Perché ci sono, ragazzi. Ci sono 50.000 aeroporti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cioè, io non lo so, cioè veramente è impossibile. Allora, vediamo un attimo, ragioniamo. Tanto qua c'è qualcosa, qua c'è uno stadio intanto. Qual è lo stadio di David Beckham di Los Angeles Galaxy? Ma non c'è neanche un cazzo di grattacielo, ma porca puttana. Mi sembra impossibile, porca zoccolona. Vediamo, c'è anche la scritta di Hollywood, boh, si dovrebbe vedere secondo me. Vediamo un attimo. Alla ricerca dei monumenti o delle scritte perdute. Allora. Che voglio capire se l'aeroporto è quello là. Perché ce n'è uno anche qua, e qua c'è qualcosa. Però non capisco che minchia è. Tanto l'aeroporto è questo sicuro. Cioè al 100% questo qua, questo è il mio aeroporto. Però mi sembra strano che non ci sia un cazzo di grattacielo. Guarda quanti aeroporti, guarda quanti aeroporti. Cioè, incredibile. Cioè, io sto facendo di tutto per vedere se c'è qualcosa un po' più in rilievo, ma qua non c'è una mazza. No, mi sembra troppo impossibile, però, sinceramente. Non è che ho sbagliato città. Sono in Qatar. Là c'è l'aeroporto, sono giustino, no, ma sono proprio super giusto, cioè ragazzi, qua il comendone è anche abbastanza allineato, sinceramente. Ecco, eccoli qua, forse sono di qua. Eccoli qua. Ecco qua Los Angeles. Sì, vabbè, insomma, cioè, mi fa un po' tristezza dire che quello è Los Angeles, però questi grattacieli qua sparsi nel niente sono i grattacieli di Los Angeles. Ok, dai, andiamo più veloce perché qua c'ho la scritta Hollywood, però non si vede. Che minchiata. Ma forse è là. Sai che forse è là? Vediamo. Qua mi. Boh, non lo so, non riesco a vedere, ragazzi. O atterro o. Guardiamola, forse è quella là, ma mi sembra scritta in arancione, però la scritta è bianca, quindi non mi sembra molto normale. Proviamo un attimo a vedere. Comunque, quella è Los Angeles secco. Ma forse la scritta è quella là, un po' così, non capisco. È che non posso neanche indicarla perché. Vabbè, quella è Los Angeles comunque, raga. Perché se devo atterrare, sapete che il comendone ci tiene a fare atterraggi da pro. Scusate. Roger, Roger. Autorizzazione all'atterraggio, Roger, Roger. Affermativo, lei può atterrare. Bene. È già una consolazione. Allora, eccola qua. La città degli angeli con tipo 50. 50 aeroporti. Guarda, due aeroporti nello spazio di un chilometro. Ma che cagata è? Dopo una cagata, solo Los Angeles può fare queste cose. Dai, ragazzi, su. Ci aspetta un atterraggio veramente da fenomeni.
Dai, voglio fare il più bello atterraggio della storia di Fly Simulator. Sai che siamo negli States. La tensione sale. Andiamo su questa qua che è un po' più larga. Guarda come sto arrivando. Vai comendone. Vai comendone. Vai comendone. Roger, Roger. Roger, ven curato male. Allora, calma. Relax. 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 Perché c'è il mare, quindi se vado lungo ho il mare. Quindi non è proprio piacevolissima come cosa. Dai comenda. Dai comenda, che l'avvicinamento mi sembra uno dei migliori fatti finora. Dai comendone. Dai comendone. Dai comendone. Dai comendone. Dai comenda, dai cazzo. Non vedo niente, però questa cazzo di visuale. Ho scelto la visuale più rincoglionita del pianeta. Allora, con delicatezza, come fosse una bella ragazza, con delicatezza, con delicatezza, con delicatezza, con delicatezza. Ecco. Ho slitto, scio. Guarda che scio, sono meglio di Alberto Tomba. Niente da fare. Niente da fare, ragazzi. Ma io comunque non seguo i vostri consigli perché voglio cazzeggiare. Vabbè ragazzi, è stato un avvicinamento decente e un atterraggio da Alberto Tomba. Quindi alla fine ragazzi, cioè le due cose possono stare benissimo insieme. Avvicinamento figo e atterraggio alla tomba. Quindi alla fine posso essere più che soddisfatto. Ho azzeccato anche l'aeroporto ragazzi. Come potete vedere sul GPS ho azzeccato l'aeroporto. Meglio di così il comendone non può fare raga. Buono dai, allora, prossima tappa, Los Angeles, Washington, quindi andiamo nella capitale degli States. Benissimo, e poi finalmente New York, la cazzo, la mi vuole vedere i paesaggi, le robe, i grattacieli, perché New York so che è fatta bene, perché me lo ricordo, se anche New York è fatta di merda, veramente, ce ne manda a cagare la Microsoft. Ragazzi, un saluto dal comendone. Ciao!